Allora, oggi 6 gennaio, queste sono le condizioni in cui verso con il fornetto da 70 euro da 30 centimetri di diametro. Questa sarebbe la pala che uso, due lastre di acciaio per aprire la pizza all'interno del fornetto. Sto attendendo il piano in acciaio inox 100x60 alimentare, l'acciaio. Qui sto costruendo il forno barile a legna con il biscotto saputo arrivato da poco. Tra l'altro anche un po' rovinato con un po' di macchia, non so bene. Così. Qui ho fatto un impasto con farina Caputo rossa e 15% integrale. È abbastanza buona, diciamo, però con la mia planetaria economica, diciamo che questo ha già un paio di giorni perché l'ho fatto anche gli altri scorsi giorni, e che il panetto è un po', diciamo, molliccio. Qui ho scordato qui tra le due. Mi ha bloccato il pomodoro qua. Vabbè, dovrò essere attrezzato, cavolo. Tutto. Una cipolla, anche troppa,
ad attendere. Purtroppo non c'è un vetrino per poter vedere la cottura, bisogna andare a sesto senso. Ci impiega un po' di tempo. Questo qui è alluminio, sicché voglio dire, boh, poi quando si apre perde tutto il calore ovviamente. Non so come progetto se sia veramente vario. Sono uscite delle belle pizze, però sta fumando. Riesce a vedere dai buchi. Direi che può bastare. È venuto anche un buon cornicione, diametro 30 circa, meglio un po'. Oh, ma anche siamo come cottura. Il cornicione non è male, può essere. Tutto morbida, fondo, non male per l'attrezzatura che ho, non so, non è proprio male direi, è buono.